Ciao a tutti, benvenuti alla rassegna stampa di Scherzo Moderato. Come ho detto negli altri due video, questo sarà il terzo episodio della miniserie sul DL Zan e sul perché io non sono assolutamente convinto che questa legge debba andare in porto. Ma prima, come negli altri due episodi, un bel consiglio cinematografico per vedere invece film che affrontano la tematica comunque dell'omosessualità. In questo caso, gli altri film che vi ho consigliato erano per lo più drammatici, invece in questo caso siamo in chiave ironica, perché sto parlando di un film che è un grandissimo classico italiano. Se lo conoscete, immagino che abbiate già riconosciuto il fotogramma. Sto parlando del Vizietto con quel mostro sacro del nostro attore Ugo Tognazzi. Film assolutamente bellissimo. Se non l'avete mai visto, è il momento di vederlo. Se lo avete già visto, è il momento di riguardarlo, perché comunque Il Vizietto è un gran film. E i bei film, tanto quanto i bei libri, ancora di più dei bei libri, perché tanto durano solo un paio d'ore, vanno riletti i bei libri e rivisti i bei film. Ora andiamo al terzo punto, che perché, come dicevo nei due video precedenti, siccome ormai abbiamo stabilito che i giornalisti non sono affidabili e i politici ovviamente portano sempre acqua al loro mulino, ho deciso di andare sul sito del Senato a cercarmi tutte le informazioni, me lo sono letto e ho trovato quelli che sono i punti che secondo me sono scabrosi e lo rendono una legge che è meglio non fare. Andiamo all'articolo 4, che vi leggo testualmente: pluralismo delle idee e della libertà di scelte. Ora, questo articolo è stato aggiunto appositamente l'anno scorso, in corso d'opera. Se non ricordo male, a novembre del 2020, quando la legge era già stata proposta in precedenza, ma la Corte di Cassazione aveva detto: no, dovete sistemare la legge per essere sicuri che questa legge non possa essere usata come censura delle idee altrui, che era una delle, diciamo, critiche che faceva la destra. Quindi, in teoria, aggiungendo questo specifico articolo, quelli che hanno scritto la legge pensavano o fingevano di risolvere il problema. E ve lo leggo. Ai fini della presente legge sono fatte salve le libertà di espressione, di convincimenti od opinioni, nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte. E fin qua ci siamo. Sembra che il concetto che deve arrivare è chiaro. Però poi aggiunge: purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Questo secondo pezzo va fondamentalmente a creare una discrezionalità per la quale tutto quello detto precedentemente è inutile. È inutile. Perché vi faccio un esempio molto pratico, perché in quel momento, in qualsiasi momento tu dirai qualcosa che magari non piace a una controparte e quindi ti dirà omofobo, anche se magari hai detto qualcosa nella più tranquilla delle espressioni dell'italiano, nel momento in cui tu accusi una persona di omofobia, è facile anche dire che tu stai incitando all'odio. Non puoi non arrivarci. È facile arrivarci. E se invece che essere un minchione del bar, scusate la parola, a pensare che ogni volta che tu dici qualcosa sei omofobo e quindi stai incitando all'odio, è un giudice, stai già mettendo in mano alla pura discrezionalità e quindi alla sensibilità di quella persona la scelta. Se tu effettivamente, malgrado hai solo espresso una tua idea, stai incitando all'odio e quindi quando inciti all'odio implicitamente inciti anche alla violenza, perché questa è diciamo, la filosofia della cultura progressista di oggi, e pertanto sei assolutamente condannabile a seconda della legge. Io l'ho vissuto, questa è una questione culturale molto importante. E in Italia lo sappiamo benissimo come funziona, perché da 30 anni a questa parte chiunque dica qualsiasi cosa contro l'immigrazione automaticamente viene tacciato di essere un razzista, di incitare all'odio contro gli immigrati.
Avete idea di quante volte io sulla mia pagina Facebook di Scherzo Moderato, dando notizie che magari avevano a che fare con l'immigrazione o con le balle che magari spara la sinistra dicendo che, parlando di quello che è l'economia legata all'immigrazione, eccetera, sono stato tacciato di razzismo. Io, che vivo a Dubai, la città più multietnica e multirazziale del pianeta Terra, con l'80% di immigrati, per lo più arrivanti, che arrivano dall'Asia, sia asiatici cinesi, quindi o filippini con gli occhi a mandorla, ma anche asiatici neri come gli indiani e quelli dello Sri Lanka e quelli del Bangladesh e quelli del Pakistan, e non sto neanche a dirvi quanti nigeriani ci sono, gente del Sudan, Nord Africa, marocchini, egiziani, tunisini, chi più ne ha più ne metta. Eppure, aspetta, vi faccio vedere anche una cosa, cioè, giusto per capire il mio livello di razzismo a che punto arriva. Se ce l'ho qua, se la trovo al volo. Eccola qua. Questa è una foto di me. La vedete la capoccia pelata lì? In Giordania, che sono andato a fare la rottura del digiuno. Durante il Ramadan c'è il digiuno, la sera si festeggia insieme tutta la famiglia, con una famiglia di profughi palestinesi musulmani conservatori. Quanto posso essere razzista io? Eppure, siccome ogni tanto mi sono permesso di dire che magari a livello economico era totalmente un'idiozia lasciare arrivare 150-200 mila persone dall'Africa tutti gli anni, mi sono beccato del razzista. Perché la cultura della sinistra non ha più le vie di mezzo. Non ha più il concetto della scala di colore, della scala di grigio. O la pensi come loro, e allora va tutto bene, oppure sei un razzista, omofobo, nazista, populista. E quindi ovviamente qualsiasi cosa tu dirai incita alla violenza, qualsiasi cosa tu dirai, quindi sarà impugnabile per dire, come c'è scritto in questa legge, determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Questa legge, se non avessero aggiunto quel pezzo, sarebbe stata tutta un'altra cosa, ma aggiungendo quella parte lì, che è assolutamente soggettiva, quindi in mano al giudice, per me fa diventare il DL Zan una cosa molto carina a livelli di intenti, aiutare a non subire violenza tutte le varie minoranze che abbiamo, ma assolutamente deleteria a livello di risultati se implementata. Spero che questo video sia stato utile e informativo. Se vi è piaciuto, un bel pollice alzato, potete mettere mi piace per seguire tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook di Scherzo Moderato o sul canale YouTube. Mi aspetto anche qualche commento perché è un argomento assolutamente sensibile. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, state informati, ciao!